andiamo a stare. Partiamo da questa lettura questa sera. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Gesù Cristo sta parlando ai suoi discepoli, era l'occasione del Tempio di Gerusalemme che stava davanti, bellissimo, dice questo Tempio sarà distrutto, dice ma come sarà distrutto? E quindi Gesù Cristo a parlare e racconta che cosa avverrà in futuro. Lui aveva, tra parenti, lo spirito della profezia, vedeva il seguito della storia conseguente al mancato riconoscimento di lui, di Gesù Cristo, come inviato di Dio per il popolo di Israele. Attenzione quando sto dicendo queste cose, dicendo le cose che capitano a noi, perché quando Dio ci manda, ci parla, ci manda i suoi inviati, ci parla interiormente e noi in maniera superficiale e grossolana scartiamo quello che Dio ci dice perché pensiamo di poter fare altrimenti, in un altro modo, da noi stessi, noi ci scriviamo la fossa con le nostre mani. Perché se rifiutiamo quello che Dio ci dà come salvezza, come faremo a sconfiggere i nemici nostri con le forze nostre? Senza Dio, che invece ci salvava in un'altra occasione, in un altro modo, non quello che diciamo noi. Voi immaginatevi le persone che rifiutano di credere che Dio possa guarire attraverso un miracolo. Cioè, io sono più sicuro delle medicine, del professore, questo, è bravo, ha già risolto tanti casi. Ma tu vuoi mettere Dio a paragone di una polverina bianca, di una flebo, di Kenio, Dio con il professore Pinco Pallino? Dio è Dio. Ma se uno scarta Dio perché so io quello che ci vuole, quello che veramente mi risolve la situazione, poi paga le conseguenze di questa sua scelta. Quando affronta dei mali che umanamente sono irrisolvibili. Allora, quando il popolo di Israele ha rifiutato Dio, scusate, ripeto Gesù Cristo come inviato di Dio, si è, anche se non te ne rendeva finalmente conto, si è autocondannato, perché si è consegnato in mano al maligno, il quale ha depravato la testa, le idee delle persone, gli ha fatto fare delle scelte sbagliate, gli ha fatto vedere lucciole per lanterne, gli ha fatto diventare convinti di cose che invece erano menzogne. E si sono giocati su storie che poi hanno dimostrato la grandezza del loro errore. Quelle guide che avevano fatto condannare a morte di Gesù Cristo come bestemmiatore hanno guidato il popolo di Israele a una rivolta contro l'impero romano, sicuri che quello del volere di Dio, che avrebbe protetto il suo popolo con i suoi miracoli, avrebbe sconfitto l'impero romano, che umanamente era impossibile sconfiggere con l'intervento divino, Dio non è intervenuto. E quelle guide hanno portato il popolo alla rovina, hanno fatto fare milioni di morti. Una guida che invece di guidarti per il bene, ti guida al disastro, quella è il macello. Guide cieche. Tu non puoi, se sei cieco, guidare un altro per dove? E questo venendo in Italia adesso dal punto di vista civile, dove c'è stato il rifiuto esplicito di Dio della Chiesa nel governo delle cose civili, credendo che con lo Stato si fa meglio. E c'è il malore in futuro. Non c'è la salvezza economica. L'Italia non migliora con referendum sì o no. Sono balle queste. Allora, è così. Gesù Cristo, nel discorso con i suoi discepoli, comincia a descrivere quello che avverrà a Gerusalemme e dice: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, mettiamo che uno sta in campagna a lavorare la terra e sente rumore, che è questo rumore? Vede niente, va sulla collinetta e vede in fondo un fumo. Arriva l'imperatore Tito con la legione, un esercito, con le macchine da guerra e tutte le cose per porre la terra di Gerusalemme. Che?
arriva un guaio rosso. Allora dice, cosa succede? Come si deve comportare una persona quando vede un guaio tremendo, mortale, che arriva? Coloro che si trovano nella Giudea, quindi non proprio a Gerusalemme, ma nella regione, non dovevano correre dentro Gerusalemme a difendersi qui, con una città che sta in cima a un monte, con 3 mura di cinta, con le scorte alimentari, possiamo resistere bene, qui ci possiamo salvare. Allora, la sicurezza delle mura, la sicurezza di stare lì intorno al Tempio, la sicurezza, cioè, non vadano, invece fuggano ai monti, cioè dalla parte opposta. Questa è l'indicazione del Signore. Guardate, io sto dicendo delle cose, ripeto, che servono per noi, non sto facendo una cultura storica. Attenzione a quello che ascoltate riguardo a noi. Allora, il contadino che stava lavorando un terreno vicino a Gerusalemme, magari 4 ore, 20 minuti con l'asino poteva tornare, arrivare molto prima che arrivassero le truppe dell'imperatore, dice, non torni in città, ma fuori, devi scappare via. La salvezza del contadino che sta coltivando il suo campo vicino a Gerusalemme non è come avrebbe potuto credere lui dentro la città, ma è di andare lontano, fuori. Quelli infatti saranno giorni di vendetta affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. Dio, quando afferma una parola, la promessa, la realizza. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Ci sarebbero state le donne incinte, ci sarebbero state le donne che con il bambino piccolo in braccio, povere loro, quanto avrebbero sofferto. Quelle stavano in città, non fuggivano via. Cadranno a fil di spada. Gesù vedeva nel spirito di profezia quanti abitanti di Gerusalemme sarebbero stati uccisi e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, popolo sbrandellato, sparso a destra e a sinistra. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Questa è la profezia di Gesù su Gerusalemme. Torno a dire ancora una cosa, questi fatti sono avvenuti pochi decenni dopo la morte e resurrezione di Gesù. Gesù è morto e risorto circa nell'anno 33. Questi fatti sono avvenuti nell'anno 70-71 d.C. sotto l'imperatore Tito, che ha guidato personalmente l'assedio di Gerusalemme e la sua presa. Allora, guardate che disastro hanno fatto le guide del popolo di Israele. Chi ha creduto allora al sommo sacerdote, al sinedrio, ai rabbini, agli scribi che spiegavano la Bibbia, si è rovinato con le sue mani. Per chi ha creduto a persone autorevoli in campo religioso, agli interpreti del Vecchio Testamento, ma non ha creduto all'interprete del Nuovo Testamento, Cristo Gesù. Gesù Cristo aveva fatto 3 anni di vita pubblica, aveva passato la Palestina, lo Stato di Israele, da nord, Galilea, a sud, Giudea, andando di città in città, di villaggio in villaggio. Tutti lo avevano sentito, tutti avevano visto i suoi miracoli, uno più bello, uno più potente dell'altro. Tutti sapevano qual era la sua dottrina, lui predicava apertamente, in pubblico. Perché non si era detta a Gesù Cristo e hanno dato retta, stiamo parlando del popolo, ai capi dell'Antico Testamento?
che non ero in grado di fare miracoli, che non ero in grado di dire parole che penetravano così profondamente come le parole di Gesù Cristo. Questo insegnamento autorità non è come quello degli scribi. Guardate un po' che potenza questa parola. Qui a Cafarnao ha liberato un posseduto dallo spirito del male. È una parola che possiede una potenza, un'autorità. E chi ce l'ha questa parola? Mai sentito uno che parla così? Diceva la gente. Qui ci dovrà essere la presa di coscienza da parte di ciascuno. Guardate, quale dovrebbe essere la differenza tra, di parlare dello civile, la dittatura e la democrazia? Nella dittatura c'è una sola testa che pensa per tutti, quella del dittatore. Il dittatore pensa per tutti, guai a chi non pensa come pensa il dittatore. Anzi, il dittatore, per essere sicuro che pensa solo lui, le teste che stanno a pensare normalmente le scansa, le butta in carcere. A governare con lui ci mette degli scemi che gli obbediscono, che non sanno pensare, che soltanto dicono di sì e mettono in pratica quello che fa lui, che decide lui, perché lui deve essere sicuro che è l'unico che pensa. In democrazia invece ciascuno deve pensare con la sua testa, avere la sua opinione, fare una fatica per prendere possesso delle dimensioni fondamentali della propria esistenza. Per cui dal punto di vista del popolo è più facile vivere in dittatura, non devi manco pensare, basta che mangi, bevi e dormi. In democrazia devi usare la testa, devi pensare, devi avere il tuo io, la fisionomia, diventare adulto di testa. Ed è più difficile, occorre una crescita come persona. Chi lo fa questo? In campo spirituale altrettanto, bisogna essere maturi spiritualmente, essere in grado di fare discernimento degli spiriti, delle cose della vita. Quante volte si sentiva nei decenni passati che, per esempio, prima i signori, qualche toccava al Signore, c'era una categoria di persone di quello che andava in giro, non so, con giacca e pantaloni bianchi su calesse, non lavorava mai. Un signore lavorava tutta la vita, non lavorava mai. E i contadini lavoravano per lui. E se il contadino lavorava, faceva nel campo del signore 100 sacchi di grani, 80 erano per il padrone e 20 erano per lui. Il lavoro suo, la maggior parte, prendeva il padrone. Poi pian piano, dipendeva da svegliare, che la cosa così non poteva essere. E chi è stato, che cosa? I signori sono scomparsi. Esistono più i signori di un tempo, della nostra società, scomparsi tutti. E tutti sono figli di male, in miseria. E quello che deve il Signore deve essere del popolo. Non sto parlando da comunista. Sto dicendo che c'è stato uno sviluppo nel campo sociale. Ci deve essere uno sviluppo nel campo spirituale. Altrettanto. Perché si dice che la Bibbia tutti la dobbiamo conoscere? Perché siamo grandemente ignoranti di Dio, grandemente ignorante. Il più cento dei testimoni di Geova mette a capo qualsiasi cristiano, perché non gli sa rispondere. Il più cento dei cristiani non cattolici evangelici conosce la Bibbia, direi almeno 100 volte meglio di quello che la conosce un cristiano medio. C'hanno solo quella, vabbè, però quella la sanno. Invece di starsi in televisione a vedere che cosa, la partita del cuore, stanno lì a leggere la Bibbia. Quello è il loro passatempo. Passatempo. È il loro contatto con Dio che gli parla. Chi fa questo di noi? Quanta difficoltà facciamo a capire le cose di Dio? Le catechesi. Proprio per noi questa cosa non c'è posto nella nostra vita. È una fatica che non facciamo. Allora, io vi faccio dare questa cosa qua. L'indirizzo di Gesù Cristo, da quello che abbiamo ascoltato poco fa, e ripeto, stai nella Giudea, vedi arrivare il nemico,
umanamente, mo vado al sicuro, entro in Gerusalemme, la città fortificata, c'è il tempio, c'è il sinedrio, ci sono le tre mura di cinta, e quando mai protetti umanamente e divinamente, chi mai potrà prendere questa città? Dice: no, tu fuggi sui monti. Ma come sui monti? Sui monti, cioè dalla parte opposta a quello che la tua testa ti dice. Quello lì che stava in Giudea credeva che la salvezza sua era entrare dentro Gerusalemme, e invece se ci entrava sarebbe stata la sua morte. Sarebbe stato ucciso dai romani quando avrebbe spugnato la città. La salvezza di quello che stava per il territorio della Giudea era andare lontano sui monti. Ripeto, la parte opposta di quello che la testa della persona credeva fosse il posto giusto per salvarsi. Il contadino che stava vicino a Gerusalemme a coltivare il suo pezzo di terra, quando vedeva l'esercito che arrivava, che doveva fare? Oddio, i soldati, entriamo in città, lì è sicura e fortificata. Gli ha detto: non andare lì perché lì morirai, fuggi lontano, ma pure tu sui monti. La salvezza del contadino che stava vicino alla città, che aveva la casa in città, aveva la famiglia nella città, i figli nella città, non era quella di andare in città pure lui, doveva andare lontano. E se non poteva andare la famiglia, doveva lasciare pure la famiglia, perché almeno uno si salvava invece di morire tutti. Questa era la cosa. Dove ci dice la nostra testa che sta la nostra salvezza? Dove ci dice nei nostri tempi che sta la nostra salvezza? Altro esempio biblico bello e chiarissimo. Ricordate quando Dio fece venire l'alluvione con, ai tempi di Noè? Non Mosè, Noè, prima ancora. Ecco, era un periodo di tempo in cui l'umanità si era talmente allontanata da Dio che Dio non riusciva più a gestirla. Nessuno gli rispondeva più in nessun modo. L'unico rimasto di fedele era Noè con la sua famiglia. Allora Dio decide una cosa, umanamente parlando, tremenda, ma che era l'unico modo per far salvare il mondo, per migliorarlo. Fare tabula rasa, far morire tutti e ricominciare da capo con l'unica persona retta d'animo e con l'unica famiglia retta d'animo che c'era in quei tempi, Noè e la sua famiglia. Per cui la decisione di Dio è di far morire con una grande alluvione. Appare a Noè, gli dice quello che deve fare, di costruire un'arca, una grande, grandissima nave. Poi Noè era un montanaro, chi ne sapeva, gli fa costruire la barca a lui, gli dà le istruzioni come deve fare. Ah, tra parentesi, l'arca di Noè è stata ritrovata. Qualcuno di voi sa questa cosa? Andate a cercare, non so, su computer, eccetera, la grande barca che si è trovata sul monte Ararat in Turchia, a oltre 4.000 metri d'altezza, quindi in mezzo ai ghiacci, ed è per questo che si è salvata. Una grande barca che corrisponde alla descrizione biblica e che dall'esame di quello che c'è dentro risale alla notte dei tempi. Quella barca trovata per indicazione divina è l'arca di Noè. Ed è il segno che è realmente esistita questa cosa. Dell'alluvione avvenuta ai tempi di Noè sono state trovate delle citazioni sui geroglifici delle piramidi in Egitto, per dire che è un fatto storico, non come alcuni che leggono la Bibbia in maniera allegorica, Dio fa, no, è un fatto storico. È avvenuta questa alluvione. Allora, Dio parla a Noè, gli dice cosa deve fare.
lui comincia a costruire questa nave immensa, dove doveva salire la sua famiglia, una coppia maschio e femmina, non maschio e maschio, non femmina femmina, maschio e femmina, di animali, in modo da potersi riprodurre. E quindi avete visto tante volte sui film queste cose, tutta questa grande catena di animali che dovevano salire sull'arca. E la gente stava lì a vedere. Se stavi in campagna o stavi in montagna, non montanara che si fa la barca. A quelli facevano matto di sangue, ma questo è matto proprio, dice, non si va con questo. Che forse ci vuole aprire un pub dentro un ristorante, dice, per fare una cosa, a che ti serve la barca qua? Allora dice Gesù Cristo, piena gente, che faceva a quei tempi mentre Noè costruiva l'arca? Mangiava, beveva, faceva l'amore, diciamo noi. Lavorava, comprava, vendeva i suoi beni al mercato, faceva la crociera, dormiva, si divertiva, giocava a carte, investiva in borsa, faceva la vita normale. Nessuno teneva in considerazione quello che faceva Mosè, dico Noè, perché per loro la vita era quella e non altro. Facciamo un po' adesso. Un riferimento. Allora, quando viene un attentato dell'ISIS, ammazza Bataclan, tante persone, allora tutto il paese, tutta la Francia è terrorizzata, e poi quando sono stati poi questi fatti, ogni tanto acchiappano qualche altro terrorista che c'è a pronte le bombe per fare altro attentato, quell'altro che era sfuggito c'era il colpetto con l'esplosivo, l'ha fatto esplodere, quindi era tutto un terrore, tutto un pericolo. L'intervento del presidente, qual è stato? Che non ci dobbiamo fare sconfiggere dal terrore, noi dobbiamo vivere la nostra vita e continuare. Allora cosa facevano quelli più... Il Bataclan è stato... andiamo lì a fare festa, andiamo lì a bere la birra, a mangiare la pizza, a vivere la vita normale per non farci prendere dalla paura di morire che vorrebbero inserire i terroristi in noi per farci... torturare la resistenza per farci andare la vita. Quindi la salvezza al problema ISIS per la Francia era ricondurre i cittadini a fare che cosa? A mangiare e a bere, a lavorare, a comprare e a vendere, a guardare la televisione, a divertirsi, a fare la vita normale. Quella è la salvezza. Terremoto, che dice il governo? Qua è crollata la casa, qua è stata la famiglia, qua è disastro. Ecco, ricostruiremo tutto, faremo riprendere attività commerciali, artigianali. Adesso il Giamuscolo lo faremo vendere per ricostruzione e così via. Riprendere la vita di prima. Nessuno va a vedere qualche cosa più in là di questo. Ma perché Dio non ha messo una mano sopra quegli abitanti e non l'ha protetti da questo disastro? Perché? Può essere che non c'è un messaggio dietro queste cose? Può essere che non c'è un avvertimento per noi dietro questi fatti? La salvezza non è mangiare, bere, dormire, lavorare, comprare, vendere, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la vita del mondo. Non è la salvezza questa. Ecco quanto importante Noè. Dio di quel tipo di vita atea, senza di lui, non sa che farcene. Quando Dio vede i suoi figli, le sue creature, fatte a sua immagine e somiglianza, vivere quel tipo di vita che soltanto cioè mangiano e bevono e comprano e vendono e vanno a dormire e si rialzano, eccetera, 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 gli fa schifo vedere questa esistenza. Non l'accetta. E allora
via tutto e via tutti, se non c'è conversione. Questa è la realtà. Ho detto, se Dio permette che ti crolla la casa, ma può essere che tu non ti intendi che forse hai sbagliato a spendere la tua vita per costruirtela? E hai mandato solo per quello? Non hai fatto del bene a nessuno, perché se no, se fai bene agli altri, come fai a costruirti la casa? Lo spendi per gli altri, ti rimetti da parte per la casa. Se tu pensi la mattina a sera la casa, la casa, la casa, per te stesso, quando la fai per te stesso, la fai per i figli. E pensi solo che vita è? È la vita degna di un figlio di Dio questa. Uno fa della casa il suo idolo, il motivo della sua esistenza. Ma noi non siamo stati creati per vivere, per fare la casa. Noi siamo stati creati per amare, benedire, lodare il nostro Dio creatore e amare il prossimo. La nostra vita è una cosa di molto più grande di quella che stiamo vivendo. Questo discorso non interessa alla gente. Oggi qui ci deve essere, se rispondiamo tutti all'appello mandato tramite SMS, ci sono 1500 persone qui stasera. Io sono tanto voi, perché non interessa alla gente questo discorso. Perché la gente vuole mangiare, bere, dormire, divertirsi, fare la gita, giocare alla lotto, vedere la partita di pallone. Non interessa a Dio. Questo è quello che va male oggi. E allora vengono queste cose. Ma pensate voi che quei 18 galilei sui quali dominò la torre di Siloe fossero più peccatori degli altri perché Dio le punì da matrimonio in quel modo? No, io vi dico. Ma se voi non vi convertite, morirete tutti quanti allo stesso modo. Questa è la parola di Dio per noi. C'è contro questo mondo di oggi, contro questo stile di vita, l'ira di Dio pendente sopra di tutti. Che Dio non accetta queste cose. La scure è già posta alle luci degli alberi. Se l'albero non darà buoni frutti, verrà tagliato e gettato nel fuoco. Ma se l'albero darà buoni frutti, sarà mantenuto. E questo Giovanni Battista, San Paolo, prima lettera ai Romani, il mondo non è tutta la vita di Dio, perché tutti sono nel peccato, popolo eletto, ebrei e pagani, che hanno tutti conosciuto di Dio e nessuno li retta, che tutti vivono nel peccato. Allora, se il popolo, se l'umanità non si converte, non torna a Dio, non c'è salvezza per nessuno. Perché talmente c'è un nome ben preciso, si chiama Gesù Cristo. Dio ha dato al mondo, Dio ha scelto di non condannare il mondo per i suoi peccati. Ha scelto la misericordia per l'umanità, non ha scelto la via della giustizia. Di dare a ciascuno adesso secondo le sue opere, questo sarà il futuro. Adesso è tempo di misericordia, è tempo della seconda opportunità. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio, Gesù Cristo, perché chi crede in lui non muoia, affinché chi crede in lui abbia la vita eterna. Questo è il motivo e questa è l'opera di Dio per i nostri tempi. In questi tempi siamo fortemente tutti chiamati a tornare a Gesù Cristo. La grande realtà. Che cosa deve fare di più Dio? Il Signore farà per fare questo, miracoli, guarigioni, liberazioni, perché si veda che Gesù Cristo è il Signore, che è lui la chiama di salvezza per tutti. Oggi i nostri cuori vanno consegnati a Cristo. Oggi bisogna scegliere Gesù come il numero uno dell'esistenza e non porre speranza di salvezza negli uomini. Beato l'uomo che confida nel Signore, dice la Bibbia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non si può porre in un capo di Stato né in un uomo, manco vestito di una toga religiosa, la speranza di salvezza. La salvezza è Gesù Cristo e basta. Che cosa fece Dio con Noè? Ecco, la gente mangiava, prendevi in giro Noè.
Dice, quello è matto. Oggi i cristiani sono giudicati matti. Noi siamo giudicati matti. Facciamo delle cose che per la gente sono fesserie, stupidaggini. Oh, ma quante persone, come i miei confratelli, hanno disprezzato la carità. Perché dare i soldi al prossimo è da matti. Così dice a uno che non c'ha da mangiare, ma va a lavorare. Uno risponde, ma dove sta il lavoro? Esiste il lavoro oggi? La disoccupazione è il primo problema in Italia. La gente non c'ha il modo per procurarsi necessario per vivere. Perché la carità è da matti? Perché chi vuole giudica matto chi dona. Perché fa il contrario di quello che fa lui. E siccome lui è convinto di fare la cosa giusta, di giudicare quello che dà, malamente, perché secondo lui fa la cosa sbagliata. È questo che sto dicendo. La salvezza sta nel posto contrario di quello che la testa ci dice per dove salvarci. La salvezza sta dentro le mura di Gerusalemme. Gesù Cristo dice valle delle montagne. E che vuol dire? E là le montagne che c'entra? Lì c'è le mura, c'è l'esercito, c'è il tempio. C'è... No, la salvezza dalla parte opposta. Questo significa che bisogna cambiare la nostra testa. C'è un cambiamento di vita da fare, profondo. E dove dirigere la nostra esistenza, le scelte da fare per la nostra vita, bisogna che noi ci lasciamo ispirare dal Signore. Lui ci dice quello che è giusto per noi. Lui ci dà la dritta giusta per la nostra esistenza. Non possiamo costruircela da noi la nostra salvezza. E ripeto, come per l'altra domenica, chi si costruisce il regno di Israele religiosamente parlando sbaglia. Dio costruisce il suo regno in noi. Lui ci dà una salvezza. Costruire il regno di Israele è ancora una volta costruirsi il regno del proprio orgoglio, perché in fondo siamo sempre noi a salvarci, a giocare la chiave della nostra salvezza, della nostra esistenza. Perché? Perché non ci fidiamo di Dio. La motivazione profonda di questa cosa è l'orgoglio di Lucifero. Mi salvo da solo. Faccio io il Dio di me stesso. So io come risolvere la mia situazione. Finché non ci renderemo a Dio. Ed ecco perché il Signore ci lascia sbattere i nostri peccati e ci lascia farci male. Finché non ci renderemo a Dio, finché veramente Lui non diventerà la guida della tua esistenza, noi faremo sempre l'errore di costruirci il regno di Israele e andremo sempre nella direzione sbagliata della salvezza. Noi andremo puntando lì perché convinti che quello è il posto per noi e saremo gli autori della nostra rovina, perché la salvezza indicata da Dio è nella parte opposta. Ci siamo? Allora, qual è la via che stiamo seguendo per noi stessi in questo tempo della nostra esistenza? È la via che noi crediamo che è quella giusta o la via che Dio ci ha indicato che è quella giusta? Non è facile capirla. Carità. Quando Gesù Cristo il Signore ce lo dice parlandoci di dentro, rivelandocelo in diversi modi, con una maturità di cammino di fede, cominciando a vedere veramente le cose come vede il Signore, accettando la correzione, il cambiamento interiore, Dio facendo un lavoro su di noi stessi, su ciascuno. Quando dissi di Giacobbe che lottava alla guardia di Giambocca, Dio lotta con noi per la nostra salvezza. Quando lui ci dà una botta sulle rosciate, poi ci fa andare zoppicando, cioè ci distrugge, ci sconfigge. Quando Dio ha sconfitto, ci ha salvato. Perché? Perché finalmente è lui che guida la tua esistenza.
Quando era bello sentire un indicatore che diceva così. Dice, io come padre spirituale non mi fido di uno che è sicuro, che arriva di successo, mi fido soltanto di quelli che sono stati spezzati da Dio. Quelli sono i veri padri spirituali, spezzati da Dio. È morto il loro io. Allora sono persone che hanno capito. Bene.